È partita oggi la campagna della TGR sulla sicurezza nel mondo del lavoro, tante le patologie professionali ma non tutte debitamente riconosciute. Il Lazio è tra le regioni con il più alto numero di malattie contratte sui luoghi di lavoro. Tra i casi più eclatanti l'esposizione all'amianto. Antonio Scoppettuolo. 30.000 domande di malattia professionale ogni anno, ma non tutte vengono riconosciute. Allarmanti i dati che registriamo, affermano dall'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, che ha promosso anche un concorso di corti sui rischi del lavoro. Secondo un focus nel Lazio, nel 2012 ci sono stati 1.900 casi. La nostra regione, infatti, è al nono posto in Italia per numero di patologie contratte sul luogo del lavoro. La prima è l'Emilia-Romagna, l'ultima è il Molise, e ciò, spiegano gli esperti, è dovuto non solo al numero di abitanti, ma al grado di occupazione e di percezione del rischio. Roma e provincia hanno il primato con 888 casi, seguono Viterbo, Frosinone, Latina, Rieti. Due le tipologie di malattie professionali, le patologie muscolo-scheletriche e quelle dell'apparato respiratorio. Quest'ultima, spiega il presidente territoriale Claudio Betti, è quella più difficile da individuare ed è legata, per la nostra esperienza, all'amianto. Noi in Italia siamo pieni di amianto nelle scuole, nelle case popolari, quindi non è soltanto chi ci lavora ma anche disperso nell'ambiente. Quali sono le categorie più a rischio? Le categorie più a rischio sono, per quanto riguarda le malattie muscolo-scheletriche, che sono comunque malattie, sono addebitabili a malattie professionali, sono autotrasportatori, diciamo la sanità. Di cosa si occupa la sua associazione? Noi, il nostro principale obiettivo è la tutela agli invalidi del lavoro, a tutti coloro che hanno subito un infortunio sul lavoro o che hanno contratto una malattia professionale nei luoghi di lavoro. Tuteliamo soprattutto queste persone a far sì che comunque tutto quello che gli spetta come diritto lo abbiano.